Connessi mentre attendiamo che tutte le connessioni giungano a destinazione, perché questo è il bello della diretta. Gentilissime web radioascoltatrici e gentilissimi web radioascoltatori. Difatti, su qualche canale la mia voce si sentirà già in corso d'opera, ma non fa nulla, perché mi dicono che i motori di ricerca ognuno ha la sua velocità, per cui bisogna accettare anche questo. Parte così il nostro collegamento con Udine, con Marco Puzzolo, vice direttore di Audio Radio FVG Nord-Est, con il suo a 360 gradi. Allora Marco, innanzitutto buonasera a te, come stai? Buonasera a tutti voi, web ascoltatori. Io benissimo, sono un po' stanchino, ma benissimo, dai. Allora, Marco, vista dal di fuori, vista dall'esterno, prendiamo adesso il tuo commento su Roma-Lione. Noi abbiamo tracciato una linea dicendo che la Roma non meritava di uscire da questo torneo, però la partita la Roma l'ha persa non tanto ieri sera quanto a Lione, perché quel 4-2 pesa come un macigno. Magari sul 3-2 la partita sarebbe stata più recuperabile. Tu come hai visto la Roma? Se l'ha vista bene, male, se è stata solo sfortunata, oppure è la squallida copia della Roma di tanto tempo fa, per cui si sapeva che doveva uscire? Ma guarda, decisamente della partita che era stata in andata, è stata una partita che mi ha un po' sorpreso, perché veramente la Roma nel primo tempo aveva fatto il 2-0 e si pensava che era andato decisamente bene, cioè un inizio positivo. Poi c'è stato un momento che hanno avuto un tracollo non da poco e è andato in svantaggio ben 4-2, già in andata la Roma per recuperare un risultato che non era decisamente facile, cioè fare tre gol subito direttamente, venne fatto solo uno, mi pare, o due, era un po' difficile perché, a parte il gol di Lione, che dopo il ritorno, come abbiamo visto ieri, ha fatto il gol, diciamo, nel momento di dire ok, mi sento più sicuro, avendo fatto il 5, così che ha fatto il parlo del numero totale del 5. E la Roma aveva avuto già a fare tre gol più un altro, che erano quattro, per dirne altro, non era tutto facile. Oddio, gli altri due gol è stato boh, l'autogol è stata una sfortuna loro, perché il rimbalzo della palla ha toccato loro, è andata dentro, ma su quello possiamo anche andare, diciamo, bene, possiamo andare avanti. Sul gol il primo gol mi è piaciuto, la reattività che c'era per recuperare c'era, ma mancava gli ultimi, diciamo, tocchi per dire ok, facciamo un altro gol che possiamo essere con numero pari e giochiamolo ancora più bene, ancora meglio. Invece non c'è stato quel momento migliore per trovare di dire ok, siamo dentro ancora in Europa. Invece non c'è stata Ma questa vista, ecco, fase d'attività. vista da Udine, che manca a sta Roma rispetto al partitone fatto con l'Inter? Perché non dobbiamo andare tanto indietro. A San Siro la Roma ha dettato legge e ha stravinto meritatamente. Poi si sono chiusi i giochi. Infatti è vero, perché con l'Inter è stata una bella partita, me la sono vista direttamente, è stata una bella partita giocata a 360 gradi, come proprio nel programma, è giocata benissimo, ha portato gioco a favore, portando i 3 punti in casa, ebbene. Poi c'è stato un tracollo, può essere psicologico, dei giocatori, perché dicono sì, possiamo farcela, e dopo ti vedi i risultati che non sono del tutto positivi, non si portano a casa punti, non si porta, diciamo, così chiamato, la pagnotta a casa, e quindi non va bene. C'è stato un momento che, in questo momento, vediamo proprio la Roma che ha un tracollo, che anche Spalletti, che ho visto l'intervista post partita, me lo sono visto che non era del tutto completamente contento dei giocatori. Come abbiamo visto, la Roma dall'Inter in poi c'è stato, diciamo, un tracollo psicologico, non fisico, psicologico, ma anche un po' fisico. Però il fisico torna, psicologico è un po' difficiletto. È un po' Ecco. difficile perché, perdonami, perché è difficile?
secondo te? Perché psicologicamente tu dici ok, ho vinto con l'Inter, mi sento a posto. Poi ci pensi cosa devi fare in Europa, e l'Europa conta di più, perché come sei già in campionato e vai a pensare già ok, siamo in marzo e quindi là, il campionato è ancora decisamente aperto, nel senso che si può ancora fare molti punti di giornate di calcio e si possono fare ancora punti positivamente per la squadra, però essere in Europa e farti vedere, non solo in Italia ma anche in Europa, quindi gli occhi che guardano la tua Roma, cioè, psicologicamente dici cacchio, la Roma decisamente bene perché ha dei buoni giocatori, sono forti, possono fare bene per la figura, e invece ti becchi un Lione che ti trova e ti mette cosa chiamate il bastone tra le ruote, e tu quando ti mettono il bastone tra le ruote ti dici e mo che faccio? Sto fermo? Non reagisco? Non do la mia vera forza? Non tiro fuori il mio orgoglio? E lì l'orgoglio c'è stato pochissimo, ci mancava proprio quell'orgoglio che dici ok, ce la posso fare, porto a casa il bottino, sono con l'Europa, invece no. Invece non è così. Secondo te il secondo posto di questa Roma è stabile o bisogna cominciare a guardarsi dietro perché il Napoli è arrivato a meno 2 punti? Napoli, Inter, poi non so, adesso mi viene in mente il Napoli perché è il primo dietro. Poi nel proseguo del campionato non so se l'Inter recupera ancora altre posizioni, se riuscirà di nuovo il Milan, questo non lo so, però io per il momento vedo il Napoli a 2 punti, quindi mi preoccupo come romanista anche del mio secondo posto, che forse tutto sommato è il posto che mi merito come Roma. Esattamente, il secondo posto è decisamente dai risultati che ci sono stati, però come dici tu bisogna stare attenti al Napoli, perché il Napoli ha decisamente trovato la marcia positiva che adesso sta facendo punti e sta un po', come si dice, rosicando posizioni, punteggio a favore a suo, e quindi la Roma deve stare decisamente ferma, deve stare attenta, e quindi sì, come dici tu, deve essere una bella svegliata, perché se no il secondo posto te lo trovi al terzo e non è decisamente facile. No, anche perché crollerebbe tutto un progetto che si tenta di realizzare e costruire. Veniamo un attimo invece ai sorteggi della Coppa dei Campioni, io lo chiamo sempre italianamente Coppa dei Campioni. Juventus-Barcellona, Barcellona-Juventus significa fine dei sogni juventini, oppure questa Juve può battere il Barcellona? Guarda, rispetto a... mi pare un anno fa o due che c'è stata la Juve che aveva giocato la finale di Champions League, e lì c'era un'altra cosa, cioè lì ti proprio completamente avevi la coppa davanti a te, bastava mettere la palla in dentro e fare il risultato pieno e ti portavi a casa la coppa, come dice lui, la coppa dei campioni. Invece lì sei ai quarti di finale. Quindi tu dici, cacchio, c'è molta strada ancora per arrivare a una coppa del genere. Il ranking, ok, sei buono, può essere quello che vuoi, puoi fare tanti numeri, eccetera. Però un Barcellona, decisamente in questo momento, te lo trovi decisamente pimpante, soprattutto in Europa, come abbiamo visto nelle partite precedenti, quindi da mettersi gli occhi ben aperti, cioè, bisogna stare in allerta, cioè, la Juve è una delle ultime, diciamo, squadre italiane che è rimasta, io parlo delle squadre italiane che è rimasta in Europa a giocarsela. Forse è l'unica, Marco, è l'unica. Esattamente, è l'unica, e quindi è un po', diciamo, difficile, e quindi bisogna stare attenti, ecco, bisogna veramente stare attenti, perché il Barcellona ti può mettere, ti può chiudere, ti mette lì, ti mette in pressing e tu è facile. Oddio, ha dei buonissimi giocatori, non mi posso lamentare, la Juve ha buon modo di fare la sua bella figura davanti a un Barcellona che anche lei ha dei bei giocatori,
Però se la sai gestire come ha fatto il Paris Saint-Germain a giocarla bene, a bloccare i giocatori, eccetera, devi farlo non solo in andata ma anche in ritorno, quindi devi farlo in tutti e due i 180 minuti. La Roma ha perso di più la partita fuori a Lione o qui a Roma è stata incapace di ribaltare il risultato? Allora, diciamo la verità, a Lione aveva perso una ottima opportunità, perché a Lione ti dici ok, faccio bottino buono in andata, al ritorno mi trovo in una posizione veramente positiva per la mia squadra e dici ok, ho fatto un ottimo risultato, me la porto a casa la partita e non me la gioco in città, cioè a Roma, e mi faccio un'ottima partita. Invece non è stata così. Ti sei trovato con due gol di scarto, ti sei trovato in una posizione che non era come pensavi prima, ti sei trovato a fare, decisamente devi fare tre gol, poi hai fatto un risultato lo stesso di positivo di 2-1. Ma non è stato positivo lo stesso per il risultato finale, quindi diciamo che a Lione è stata una disdetta perché ti sei trovato a essere in svantaggio che in vantaggio. Anche E perché il quindi primo se non tempo. eri in vantaggio, se tu sei in vantaggio in andata, al ritorno te la puoi giocare bene. E invece in andata è stato il contrario. Oh, ma è sempre quel qualcosa che manca alle squadre italiane per essere più competitive in Europa? Cioè, c'è sempre un qualcosa che non va? Decisamente sì, possiamo dire la verità, ci manca quel guizzo in più che in Europa ci manca, perché in campionato ok, va bene, sei in campionato, sei lì, te la giochi lì, sei in una buona posizione come lo sei adesso, però la puoi giocare bene, senza fare ottimi risultati, te la porti a casa. In Europa è un'altra cosa, lì te la giochi altre squadre dell'Europa, quindi lì devi fare più figura ancora, più essere più positiva ancora di più, cioè devi essere più concentrato sulle partite d'Europa che in campionato. Dico campionato adesso, come dici, sono uscito dal campionato, ok, ho gli occhi solo sul campionato, ma quando sei ancora dentro in Europa, come facciamo un esempio, la Juve, bisogna mettersi d'impegno. E se tu non ti metti in impegno, come vediamo, i risultati non sono positivi. Giriamo pagina, caro Marco di Audio Radio Friuli Venezia Giulia Nord-Est. Naturalmente è Udine e parliamo di Udinese Palermo. Una passeggiatina tanto per far prendersi 3 punti. O questo Palermo col nuovo presidente, la nuova proprietà, insomma, tira fuori dal cilindro qualcosa che ti mette i bastoni fra le ruote e prima di battere il Palermo devi fare una signora partita. Esattamente, guarda, ti dico la verità. Allora, noi andiamo a giocarcela col Palermo in casa e quindi dici ok, il Palermo, vabbè, posso batterla quando voglio. Decisamente no, è una partita come tutte le altre, perché tu ti vedi, il Palermo ha cambiato la società, ha cambiato presidente, ha cambiato sicuramente forse ha cambiato anche la mentalità, e quindi loro adesso puntano a essere la parola salvezza, di essere salvi, non retrocedere, di rimanere in Serie A. E quindi loro adesso puntano a riprendere, anche se sono l'ultima giornata, è pochissima, ma ce ne sono, di fare bottino pieno, di portare punti a favore. E quindi Marco, noi dobbiamo giocarcela a viso aperto, giocarla come abbiamo fatto contro Pescara, perché Pescara è stata una partita, l'ho vista anch'io, abbiamo vinto 3-1, però diciamo sì, ok, è andata così. Ma col Palermo me la vedo più che loro se la giocano di più. Posso essere una partita più giocata. Oh, è la consacrazione di Zapata come centravanti e di Terò più largo a sinistra? Oppure Terò sarà di nuovo il centravanti dell'Udinese?
Ma decisamente non lo so, decisamente sono in punto di domanda perché ogni momento può cambiare la formazione, può cambiare il modo di Ma te che giocare. senso? Aspetta, Marco, questo sì, però tu che sensazioni ti sei fatto? Più di uno Zapata vigoroso che sfonda le difese o di un Terò molto intelligente che entra dentro l'area di rigore, magari si crea gli spazi e va in porta? Perché l'ultimo Terò, ricordiamolo, non stava bene fisicamente, si vedeva, si doveva fermare. Però se io ho un Terò che ha recuperato la forma e ho uno Zapata in quelle condizioni fisiche, Zapata è l'irruento. Terò è quello che con astuzia mette dentro, per cui forse tu potresti ritrovare una coppia di attaccanti che nemmeno immaginavi di avere. Su questo, guarda, non c'è dubbio. Io era da un po' di tempo che me lo volevo aspettare una cosa del genere, cioè Zapata sa gestire il modo di attaccare, sa portare i giocatori dietro di sé, cioè può aprire decisamente il modo di giocarla, portare sulla squadra, portare in positività la squadra, quindi fare bottino pieno. Però è uno che con esperienza propria sa come girare la palla, sa come gestirla, sa come ruotare bene la palla e sa anche a fare gli assist migliori perché dopo i suoi compagni possono buttarla dentro e diciamo che lui fa, è così chiamato attaccante assistman, cioè lui fa, segna ma anche agisce di astuzia. Agisce in astuzia, quindi astuzia più forza di Zapata dovrebbe andare bene. Ma Zapata è solo forte, robusto o comincia a essere più disciplinato tatticamente rispetto al passato? Ma decisamente forse De Neri ha trovato un Zapata che gli ha detto quattro paroline non da poco per dirgli guarda caro Zapata tu devi fare decisamente l'attaccante della situazione, devi giocarla e devi segnare, devi fare bene la faccenda che Rose sta facendo. Se tu vuoi fare più bella figura di lui, metti impegno e fallo. E quindi lui adesso in questo momento ha forse sentito le parole a suo favore e quindi ha detto ok, mi sveglio, devo fare una cosa. Infatti in questo momento lo sta mettendo in pratica. Oh, altra cosa che notiamo, e così chiudiamo anche la pagina dell'Udinese, Del Neri ha ridato fiducia a Scuffet, in porta. Che sta Ha succedendo? dovuto dargli un'opportunità a Scuffè perché, a quanto abbiamo saputo dalla partita, Carnese ha avuto una lussazione del mignolo, una microfrattura del mignolo e quindi ha dovuto stare fermo. E per Scuffè è un'ottima opportunità perché stando fermo e stare fermo non è esattamente un'ottima situazione. E quindi essere lì, fare bella figura davanti a tuoi giocatori, alla tua tifoseria, alla tua squadra, lì devi dire ok, io sono stato fermo, ma adesso devo fare la bella figura che essere stato fermo non è stato diciamo, una perdita di tempo, è stato un modo per studiare di più, per fare più bella figura, di rimettersi in gioco e giocarsela con Carnesi, scrive, dice Carnesi, no, è infortunato. Faccio bella figura io adesso, ci sono io a disposizione e faccio bella figura. Questo Anche deve fare perché di Scuffè. Scuffet, se si dice italiano, Scuffet se lo vogliamo francesizzare, se ne parlò un gran bene 3 anni fa. Poi è scomparso quasi nel nulla. Oggi è il secondo portiere dell'Udinese, però secondo me ha ancora quei numeri e quella classe che potrebbero farlo uscire fuori dall'anonimato. O sono io che sogno ancora quello Scuffet di cui Scuffet non c'è nulla? Secondo te, conta la tua opinione, bada. Beh, caro. Allora, guarda, scoppetta, è successo che per motivi di scuola che poteva anche trovare un'altra soluzione, poteva trovare anche un'alternativa, di senso, ok, vado a giocarmi da un'altra parte e faccio più bella figura, mi quoto di più. Invece lì è stato come un momento che i suoi genitori hanno detto no, arriva a tot, fatti la tua vita, se devi fare fino a che non sei 18 anni, fai quello che devi fare. E
è rimasto qui e ha studiato, ha avuto, poteva avere l'opportunità di fare quello che voleva fare, è andato in prestito anche al Como, ma il Como non è andato neanche bene, torni qui e sei ancora fermo, non è positivo per lui, quindi adesso deve trovare, diciamo così chiamata, la matassa che può dire ok, faccio il passo di scuffetto che ero e lo faccio vedere e io posso tornare dentro in questo modo, allora posso essere quotato come ero prima. Vero. Contiamo molto nelle doti profetiche di Marco Puzzolo, no? Per cui vogliamo una profezia su Udinese Palermo. Udinese 4, Palermo 0? No. Non voglio essere arrivare a numeri per dire proprio il Palermo non c'è più, l'Udinese ha fatto il furore, ha fatto grandi cose, eccetera. Io sono uno che me la vedo decisamente la partita in campo, non vado dietro ai giornali che tanto ci possono dire ma questo qua fa così, fa questo, l'Udinese fa colà, questo cosa qua così. E i giornali possono scrivere migliaia di cose a favore o sfavore, eccetera. Se io sono uno che vuole vedere la partita in campo, provo a vedere il risultato positivo, sì. E non essere proprio 4-0, ma anche un 2-0, ma anche un 3-0, ma mi va bene. L'importante è aver portato a casa i 3 punti in casa e essere positivo. Beh, quello è fondamentale. Come ultima appendice, non perché è l'ultima, ma per motivi di tempo andiamo a stringere, io ricordando che Marco Puzzolo è l'autore quotidiano pomeridiano del TG FVG con le previsioni meteo del notiziario sportivo, dove ne racconta veramente tante di curiosità sportive. Adesso chiedo a Marco da Udine se oggi ha una evidenza di attualità da segnalarci. Ma guarda, di attualità possiamo riprendere l'attualità di questi sorteggi, nel senso che torniamo, anche se possiamo parlare dello sport, a questo punto possiamo dire che questi sorteggi di Champions League mi hanno un po' diciamo sorpreso, nel senso, cavoli, queste partite me la posso vedere, me la posso godere, perché sono partite che se la possono giocare a viso aperto. Possiamo fare un esempio: il Bayern Monaco contro Real Madrid sarà molto interessante, sono squadre che giocano bene, fanno risultato. Facciamo un esempio, un altro, mi vedo, che ne so, la Juventus contro il Barcellona, mi vedo una partita che è giocata a viso aperto, si possono giocare, c'è un ottimo attacco da tutte e due le parti, sono bravi in tutte e due le situazioni, di posizione, di posizione, di rigore, di azione, quindi sarà una bella partita anche questa. Sono partite che sono, diciamo, da godere davanti a una TV, che te lo può dire anche dietro una radio, se non siamo proprio davanti alla TV, la vediamo dietro la radio, anche via proprio, come diciamo adesso, in web radio che siamo adesso, e ce la possiamo godere, diciamo, bene, dai, possiamo vederci una bella partita, sentirla una bella partita, certo. Non prendermi, come non so, un telefilm noioso che non ha né inizio né fine, né capo né coda. Mi voglio vedere una partita, me la voglio godere, e andiamoci a vedere una bella partita, come in questo momento abbiamo l'opportunità di andare a vederci delle partite a viso aperto e quotate bene. Allora, rinnovandoti in bocca al lupo per la tua Udinese, io saluto te, naturalmente vice direttore di Audio Radio Friuli Venezia Giulia Nord-Est, saluto il direttore Andrea Camerini, che tra qualche periodo sarà di nuovo presente dopo che ha sistemato un grattacielo di edificio adibito a negozio, e poi avremo le previsioni astrologiche di Elena Cracina tra qualche giorno, con la speranza che, insomma, ci porti benessere e positività attraverso le stelle e non sia tanto acida e frizzantina nei commenti. Oddio, ci sta anche quello, però insomma, che non ci lasci veramente col fiato sospeso, con la bocca aperta, perché tante volte il fiato sul
collo, diciamo, devono essere trovati. Oddio, che faccio, mi trovo l'acqua sotto il collo lì, oddio, cosa sì, è vero. Elena lascia tutti sbalorditi, nel senso che ha la battuta che non ti aspetti, nel bene e nel male, ed è questa la sua dote. La tua è quella di analizzare millimetricamente i fatti e gli avvenimenti. La dote di Andrea è quella anche lui di affondare il coltello nella piaga. Tante volte ho sentito certi commenti alle notizie che effettivamente aveva ragione, ma sono molto taglienti e cocenti. Questo è il segreto poi chiaramente della radio associata con noi di Audio Radio FVG in Nord-Est. Tre personaggi in cerca d'autore, ovvero sia Marco, Andrea ed Elena, come diceva il grande Luigi Pirandello, che però portano novità nel mondo delle web radio. Marco Puzzolo, un grande abbraccio, un saluto a te, alla tua famiglia, naturalmente a tutto il tuo staff, d'accordo? Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori di Web Radio che mi danno sempre l'opportunità di far conoscere la regione, la Friuli Venezia Giulia, in notizie, in sport, in tante maniere possibili, di avere anche un bellissimo gruppo come capitati da Andrea, che lui è uno che sa punzecchiare le notizie e essere anche tagliente, nel senso, guardate attenti, io posso farvi sentire il brivido delle notizie che possono succedere, e Elena è una che si mette, diciamo, il pungiglione dell'ape proprio nel segno, lei la sa decisamente mettere, arrivare, non è una che aspetta di fare il giro del pallino del punto, no, ci va del punto della situazione, va subito dritta, e arriva sempre bene, va subito io ringrazio dritta, tutti voi. Ringrazio a te Roberto, ringrazio Stefano per la vostra collaborazione con noi, e grazie a tutti i web ascoltatori che ci ascoltano, una pazienza di sentire una radio decisamente, anche se è web radio, decisamente diversa, diciamo, più, diciamo, popolarizzata nelle notizie, nel nord ed est, che di solito non viene, forse non viene tanto acclamato, ma ogni tanto noi siamo sempre a essere, arrivare sempre col punto a favore di noi, e quindi grazie a voi, vi auguro una buona giornata a tutti voi, una buona fine calcistico a tutti voi, e grazie Roberto della tua intervista, e grazie a tutti voi, grazie veramente. Di nuovo una buona serata a te Marco, grazie. Ciao Marco, ciao ciao. Ringraziamento così a Marco Puzzolo da Udine, che era impegnato in una partita di calcetto, non so se l'aveva finita, terminata o doveva giocare il secondo tempo. Noi l'abbiamo estrapolato, speriamo che la sua squadra non abbia perso in qualità di gioco, anche perché mi dicono che è un ottimo giocatore di calcetto, noi ci crediamo. Ci fermiamo però un attimo perché tra un po' ci sarà il prossimo collegamento. Mi dicono che il brano selezionato in questo istante è un brano revival, è del 1966 e dei miei tempi, bei tempi. Ci riascoltiamo Little Tony con Cuore Matto, e tra un po' il prossimo collegamento. Grazie.